Biasimè vuole accusa, quella da cui si dovrà difendere un padre vicentino di 35 anni che sabato scorso si è lasciato andare alla pazza gioia, secondo quanto raccontano i carabinieri, dimenticando di avere con sé la figlioletta di appena 3 anni. La denuncia nei suoi confronti di abbandono di minore, l'uomo è stato ritrovato privo di sensi sul sagrato della chiesa di Arsiero, ubriaco fradicio, mentre la bimba era accudita dal personale di un bar del centro della comunità della Valle dell'Astico. Un episodio del tutto fuori del comune, quella capitata lo scorso weekend nella cittadina di Assiero, tanto che un secondo deferimento nei confronti del padre originario di Creazzo per ubriachezza molestia è stata presentata dai militari dell'arma, che di fatto hanno soccorso sia lui, trovato in tarda serata in pessime condizioni psicofisiche, che la bimba rimasta all'interno del bar, affidata a degli sconosciuti. La titolare ed altri avventori del locale nel frattempo avevano cura di lei sabato sera. Era salito fin sul sagrato della chiesa San Michele Arcangelo, che da Arsiero sovrasta la vallata sottostante. Si tratta di un pregiudicato vicentino noto per altri fatti al di fuori del confine delle leggi. Anche stavolta il soggetto interrogato in seguito dai militari aveva compiuto uno sgarro e non di poco conto. Doveva riconsegnare la piccola alla custodia della madre entro le 16:30 dello stesso giorno. Secondo la nota giunta dal comando di Schio, il 35enne, al contrario, non si ricordava affatto di avere portato con sé la figlia. I carabinieri hanno rintracciato la nonna paterna, alla quale la minore è stata affidata in attesa di ricostruire ogni passaggio della vicenda. La brutta storia si è conclusa con l'affidamento del 35enne alla madre, quindi la nonna della bimba, per fargli intanto smaltire la sbornia in mani sicure. In seguito avrà modo di rendersi conto del passo falso commesso.